ad oggi è necessaria una rinascita del bacino termale, una rinascita di quello che è il nostro territorio, una rinascita di tutte le varie infrastrutture che abbiamo e utilizzarle nel modo migliore e con intelligenza e logica. Ed è qui che compare un po' questa idea del ritorno del termalismo sociale, che era quel termalismo che adesso è stato soppiantato da quelli che sono più i percorsi di benessere, di wellness, di sì, dal punto di vista, insomma, quello che va di moda oggi, quindi la spa, i massaggi e un po' non andare più di moda di quello che è la vera e propria funzione delle terme, che è quella appunto di curare le persone e non solo curare ma soprattutto prevenire le malattie. Perché è così importante prevenire e curare le patologie? Innanzitutto perché il più delle volte non si curano le patologie ma si mantengono in uno stato cronico e quindi noi abbiamo a che fare con dei malati cronici sempre di più. Gli ospedali sono pieni di malati cronici. Oggi si muore meno per le malattie ma ci sono più malati rispetto a un tempo, perché appunto si riesce ad allungare la vita, si riesce a mantenere una salute stabile per più tempo e quindi abbiamo a che fare con delle persone che necessitano sempre di più di un periodo di riabilitazione. Riabilitazione che vede proprio nelle terme uno dei suoi punti di forza, quindi con tutto quello che le terme possono offrire, che sia il fango per le varie patologie reumatiche, per le varie patologie anche osteoarticolari, per le varie patologie respiratorie, per le varie patologie anche digestive, tutta quella serie di patologie che possono essere trattate appunto con le forze che si possono trovare all'interno delle nostre strutture, insomma. E quindi questa è un dato importante. L'altra cosa importante è proprio quella della prevenzione. La prevenzione perché? Perché prevenire è meglio che curare, nel senso che c'è un importante anche vantaggio nel prevenire, che è dato proprio dal fatto che si gravi molto meno dal punto di vista di costi per il sistema sanitario nazionale, quindi per tutti i cittadini, ma soprattutto la cosa più importante del prevenire è cercare di mantenere il più possibile una determinata salute dell'individuo che, secondo appunto come dicevo prima, nella definizione dell'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per salute noi non intendiamo solo lo stato fisico, ma lo stato fisico, mentale e le varie interazioni dell'individuo stesso con l'ambiente che lo circonda. E per cui il fatto di poter prevenire ci assicura non solo un benessere fisico ma anche un benessere mentale, perché già la patologia di per sé causa un malessere mentale che quindi va a in qualche modo intaccare quella che è la nostra salute globale, individuale.